facciamo i nostri migliori in questa Adesso sta per iniziare il secondo incontro. All'angolo rosso troveremo Bonfiglia Alessio della pugilistica Ugo Schiano, Elite 2, versus Zanghi Michelangelo della 3F Wellness Club, sempre Elite 2. Abbiamo visto un bel incontro di due ragazzi giovani che hanno espresso tutte le loro potenzialità, si sono confrontati a viso aperto, senza paure, senza remore, e questo veramente ha fatto onore comunque a questo sport, la boxe, che è la noble arte. Siamo quasi pronti, fucile all'angolo rosso ha qualche problema con il caschetto sotto al mentinera, stasera ci sono varie problematiche, per così dire, tecniche, e quindi siamo quasi pronti. L'arbitro sta chiamando al saluto, rimanda all'angolo dei pugili, ci sono gli in bocca al lupo di rito da parte degli allenatori, incitamento del pubblico che c'è nonostante le restrizioni Covid, un po' di pubblico c'è, non guasta. Primo round. Abbiamo visto Fucile nell'angolo rosso ha fatto rapido cambio di guardia, adesso c'è una prima fase di studio, la partita di Fucile. All'angolo rosso è entrato subito un diretto che ha preso al volto il pugile dell'angolo blu. È stato veramente un bel colpo, bucato completamente la guardia del pugile dell'angolo blu, non c'è stato niente da fare. Quando si prendono colpi del genere si va a terra. Ci sono tentativi di incrocio. Si sentono le indicazioni da parte dell'allenatore. Molto uscire. Ammira da parte del pugile all'angolo rosso un bel gioco di gambe. Ora ovviamente il pugile dell'angolo blu cerca di accorciare le distanze per portare l'incontro possibile. C'è il richiamo dell'arbitro che sta dicendo di non colpire con la parte interna del guantone. È riuscito il pugile dell'angolo blu ad accorciare le distanze cercando un contatto più stretto, però il pugile dell'angolo rosso riesce comunque a indietreggiare e a portare i colpi del pugile all'angolo blu fuori misura.
cerca il pugile dell'angolo blu, cercando il contatto, quindi è partito. Continuavano anche dopo il gong. Vediamo gli angoli, le indicazioni da parte degli allenatori, dei loro due pugili, che sono togliamo dalle secondi. Adesso vengono richiamati fuori i secondi e tutto è pronto per il secondo round. L'arbitro dà segnale box. Vediamo come sempre che il pugile dell'angolo blu cerca di avanzare, e adesso sta legando, legato dietro la nuca, comunque ha rilasciato subito. Adesso il pugile dell'angolo blu è andato all'angolo, è rimasto all'angolo. L'arbitro ha dato un break per cercare anche e ancora una volta è andato a punti con un buon diretto il pugile dell'angolo rosso. Adesso riparte il pugile dell'angolo blu cercando di accorciare la distanza e quindi di andare così a colpire il pugile dell'angolo rosso, che comunque vada, indietreggia molto bene, quindi porta un po' a spasso il pugile dell'angolo blu. È entrato un altro diretto che ha bucato la guardia dell'angolo blu. Adesso il pugile dell'angolo blu cerca di recuperare, ma il pugile dell'angolo rosso adesso attende l'azione del pugile dell'angolo blu. Abbiamo visto quanto è più preciso. Adesso c'è una serie che va a segno da parte del pugile dell'angolo rosso, viene accusata la pugile dell'angolo blu. Molto veloce il pugile dell'angolo rosso, riesce a spostarsi, a schivare bene i colpi del pugile dell'angolo blu. Ed è finito anche il secondo round. Passato ora qui davanti a noi Dado Giustini, giusto? Al quale facciamo ovviamente
il nostro migliore in bocca al lupo. Buonasera, al secondo nostro di chiamati secondi e inizia il funzionante. Adesso vedremo se il pugile dell'angolo blu cercherà di recuperare sta cercando di portare alle corde quello dell'angolo rosso. Non è facile perché ha una buonissima mobilità sul tronco il pugile dell'angolo rosso. Adesso però sono entrati una serie di colpi, c'è la reazione del pugile dell'angolo rosso. C'è stato un tentativo di reazione da parte del pugile dell'angolo blu che sta cercando di recuperare il terreno perduto, ma non è poi così semplice, perché molto veloce il pugile dell'angolo rosso e ha ritrovato subito, per così dire, il bandolo della matassa dell'incontro. Adesso sta cercando di far scorrere un po' il tempo, però non è dello stesso avviso il pugile dell'angolo blu, perché sta comunque cercando in tutti i modi, e ha fatto anche un gesto il pugile dell'angolo blu piuttosto eloquente. C'è stata una parte comunque di questo incontro nella quale è riuscito a mettere a segno alcuni colpi, cosa non era riuscito a fare finora il pugile dell'angolo blu. Adesso il pugile dell'angolo rosso sta indietreggiando, sta portando un po' a spasso il pugile dell'angolo blu, sta lasciando scorrere un po' il tempo. Gli allenatori comunque lo stanno richiamando, perché esatto, e ora è entrato un gancio a favore del pugile dell'angolo rosso che ha preso nello zigomo il pugile dell'angolo blu. È un diretto adesso, un altro diretto andati a segno da parte del pugile dell'angolo rosso, e quindi il pugile dell'angolo rosso ha sentito immediatamente il richiamo del proprio allenatore che lo ha scosso. Anche qui abbiamo assistito ad un discreto incontro di box, abbiamo ammirato la discreta tecnica da parte del pugile dell'angolo rosso e anche la grande combattività, caparbietà da parte del pugile dell'angolo blu, che comunque forse non ha... sì, ora c'è l'arbitro che stava indicando un po' il gesto e ha fatto il pugile dell'angolo blu, però non so, penso che a questo punto... incontro pari, e quindi bene. Diciamo che è un verdetto che ha premiato la tecnica e la volontà di da una parte e dall'altra dei due atleti.